Buonasera a tutti, ben ritrovati. Come vedete, ora siamo visibili Siamo in rispetto alle chiaro. altre trasmissioni che facevamo, diciamo, direttamente sulle immagini, ma ovviamente l'occasione era propizia, quella della Scala del Castello, forse l'evento più importante primo semestre, diciamo, stagionale di Arezzo. Qui con me abbiamo Davide Fantoni e poi Buonasera a tutti. Moreno Sinatti. Salve. Chiaramente parleremo di questa manifestazione che ha, diciamo, tenuto un po' tutti gli appassionati vicini a questo sport del podismo che domenica ha visto veramente tanti tanti campioni, sia dal settore giovanile agli amatori e poi alle due gare internazionali femminili e maschili. Ma intanto sentiamo un pochino, Davide, un'impressione a posteriori di questa manifestazione che sicuramente per Arezzo è un po' un fiore all'occhiello. Sì, io credo che sia oramai un evento sportivo, io non posso dire il più importante, ma insomma quello più, uno dei più rilevanti che la nostra provincia vive. Credo che ha delle potenzialità enormi perché può crescere ancora, perché è una gara veramente, la parte internazionale è una gara unica nel suo genere, ma è comunque conosciuta oramai a livello internazionale e quindi le potenzialità sono enormi. Ora è il momento, diciamo, è anche un po' di moda il podismo, per fortuna, e quindi è il momento, secondo me, che questa manifestazione cresca. La città ha risposto benissimo perché c'era tanto, tanto, tanto pubblico. Era bellissimo vedere quelle zone della città vive di domenica sera, perché non è così scontato che Arezzo la domenica sera sia così Certo. viva. Oltretutto in quel giorno ci si sono concentrati una serie di eventi in Arezzo che forse un po' hanno anche penalizzato la partecipazione. Però ribadisco, una gara internazionale, atleti internazionali, sotto un profilo tecnico è veramente una bella gara, è un bel vedere perché si vede gente che corre veramente, che ha una tecnica, che ha delle capacità, uniche e conosciute a livello internazionale. Questo fa sì che Arezzo spicchi nel panorama proprio italiano e grazie a questa manifestazione. Moreno, chiaramente abbiamo avuto, come diceva prima Davide, atleti di rango, insomma, di un certo spessore e si sono dimostrati tali anche proprio nella circostanza, diciamo, specifica della corsa. No, sicuramente, cioè io sono un po' di parte su questa trasmissione, quindi, però ecco, c'è da dire che gli atleti erano fortissimi. Come diceva Davide, potrebbe ancora crescere di più, sicuramente potrebbe crescere perché crescendo ci vogliono ancora altre entrate, perché ci vogliono molti soldi per poter invitare queste persone, che se non è che vengono così perché Arezzo, gli piace Arezzo, oppure perché vengono. Vabbè, piace anche il contesto in cui Sì, viene però realizzata la manifestazione, perché sicuramente c'è la da gara in dire, circuito non ce ne sono tante, sì, non ce c'era ne per sono. esempio come spettatore c'era Andrea Lalli, ha detto l'anno prossimo se sono in condizione vengo e la voglio vincere. Andrea Ecco, Lalli, ecco, quindi per far capire sì, che gli piaceva anche certo. l'aspetto, diciamo, anche estetico, l'organizzazione, diciamo anche forse Ma l'accoglienza della guarda, città stessa. secondo me questi atleti quando vedono tutta questa partecipazione di pubblico, quando vedono anche tutte le attenzioni mediatiche che sono state date alla manifestazione, io credo che sono stimolati a tornare, perché non sono tante, Esatto, anche girando, spesso queste manifestazioni vengono fatte di un queste po'. caratteristiche ce ne sono veramente, ce ne sono due in Italia. Parliamoci Castelbuono, la più chiaro. antica, questa qui, poi c'è Oderzo che la fa esclusivamente con atleti, diciamo, Insomma, anche a italiani. loro, pur essendo dei personaggi di altissimo livello, però non si possono paragonare a un giocatore di calcio che ha quella Certo. visibilità. Ecco, quindi manifestazioni come queste che gli danno invece una grossa visibilità, io credo che siano anche questo un premio per loro, quindi un interesse a Sì, se partecipare. per esempio c'era Valeria Straneo che ha partecipato in una gara delle donne, è una gara, dice lei, è una maratoneta, quindi era un pochino handicappata per questa gara, però era, dice, conoscevo benissimo questa Manifestazione. manifestazione e quest'anno ho voluto provare a farla. Ecco, non era, insomma, un percorso ideale per lei, perché da 10 in poi va bene, fine 5, insomma, è un pochino. È più già mezzofondista veloce, quindi è chiaro che ha delle caratteristiche tecniche completamente diverse, però
giustamente gli è servita anche come preparazione per, diciamo, per la maratona, per i prossimi campionati del mondo, quindi è chiaro che è un test breve però significativo anche per lei. Ecco, nella sua struttura anche proprio visiva è paragonabile a un evento come la mezza maratona e la maratona, perché effettivamente a livello internazionale le mezze maratone, le maratone hanno assunto questo aspetto proprio organizzativo e mediatico enorme, no? Perché insomma, certo, ho visto i bilanci di queste società, cioè, guardavo anche ieri, insomma, una maratona come quella di Roma ha un budget di diversi milioni di euro, quella di Berlino ne parla più di 50, quindi evidentemente c'è a quei livelli lì, però gare di 10.000 a circuito con questa dimensione non se ne trovano molte, e ritengo, insomma, credo che se c'è la forza di aumentare anche proprio questo aspetto, quindi l'organizzazione e la visibilità di questa manifestazione, oltre l'aspetto economico che c'è sempre, perché anche nelle maratone, certo, e nelle mezze maratone gli atleti ci vanno, il clou ci va se li pagano, ma giustamente, perché voglio dire, si spostano, hanno una serie di eventi da cui possono scegliere, chiaramente l'aspetto economico è rilevante. Se poi dopo una manifestazione in base all'atleta può anche, gli sponsor sono diversi, se c'è l'atleta forte lo sponsor, c'è anche lo sponsor buono, capito? Se c'è, certo. Quindi è tutto, collegato, capito? Intanto qui abbiamo visto anche il prologo, fra virgolette, per quanto riguarda il settore giovanile, non particolarmente numeroso, questo ce ne dispiace, però sempre molto agguerrito, anzi simpaticissimi anche gli arrivi delle categorie giovanili. E poi l'ultima, abbiamo visto Polverelli della SACMI di Imola che va a vincere questa gara, poi c'è Zanti, siamo in un'altra teta, diciamo, locale, eccetera. E qui siamo passati alla gara degli amatori, che è stato un bello scenario, direi spettacolare vedere tanta gente, perché di pomeriggio di solito oltre 400 atleti non è che si vedono di frequente. Anzi, ne sono arrivati meno di 400 comunque. Sì, sono arrivati 328, ne sono arrivati molti ritiri, purtroppo il caldo forse della giornata e soprattutto anche per qualcuno probabilmente non arrivare nelle condizioni oppure nelle posizioni, ma allora io credo che chi era lì più o meno un po' di preparazione ce l'ha. Il problema è che è stato veramente il primo giorno di caldo, sì, perché anche il giorno precedente, se si fosse fatta al sabato, c'era 10 gradi in meno, quindi effettivamente è stato proprio il giorno in cui è arrivata l'estate, quindi siamo passati dall'inverno all'estate, e obiettivamente anche per noi che eravamo lì alla gestione dei servizi della ripresa, era faticoso stare con quel caldo, perché non siamo abituati. Già credo oggi sarebbe diverso, pur essendo più caldo, perché insomma ci si abitua, sì, certo. Però è stato uno spettacolo meraviglioso, perché in ogni caso, oltre il fiume di persone, ma insomma, vedere via Crispi praticamente, c'era anche il pubblico, e via Roma piena di persone che corrono tutte colorate, io credo che sia uno spettacolo unico. Gli altri sport non sono in grado di metterlo, certo, in piedi, certo, anche sotto un profilo scenografico. E poi qui entrare nel Corso Italia, invaderlo completamente, direi è stata una bella scena, insomma, ecco, un bello spettacolo. Anche questo ci fa capire le caratteristiche di quello che può portare anche il podismo. Non a caso oggi tutti sono appassionati di vedere la partenza, vedere i numeri, diciamo, elevati delle competizioni. Chiaro, una gara di 10 km era molto più complicato rispetto a una mezza maratona che ci sarà a ottobre, e quindi lì i numeri saranno fondamentali, probabilmente c'è forse anche più acquisizione, c'è anche più voglia di partecipare, è di mattina, insomma, tutte cose diverse, ma sapevamo che la scalata al Castello ha una caratteristica, quella di essere molto diversa, quindi una struttura che nell'arco del pomeriggio, nelle tre ore, deve fare minimo gare settore giovanile, gara amatori, gara internazionale femminile, gara internazionale maschile. Quindi, e qualche spettacolo. Quindi devi fare tante cose, e tutte a volte non vengono anche sintetizzate nell'orario specifico, perché c'è a volte dei slittamenti dovuti anche a fattori contingenti, cioè per dire, il discorso della gara amatori era partita regolarmente o poco meno, diciamo con qualche piccolo ritardo, però dopo per ovviamente giustamente aspettare tutti gli arrivi,
abbiamo slittato un po' alla gara internazionale femminile, però alla fine la giornata era bella, quindi nessuno si è lamentato per i 10 minuti di ritardo. Poi chiaramente con questa stagione qui, in questo periodo dell'anno, le mezze maratone da noi non si possono fare, con quel caldo sarebbe stato impossibile a quell'ora fare una mezza maratona. Ma poi basta, adesso ne basta una. Sì, no, ma a parte quello, lui diceva la partecipazione. Certo. La partecipazione a un 10.000, evidentemente che è una gara più veloce, sconsiglia la partecipazione di tutte quelle persone che magari corrono più per divertimento, quindi saltuariamente, mentre invece sono attratte dal partecipare a gare più lunghe, e perché ripeto ora va anche parecchio di moda, e quindi c'è l'idea che un 10.000 sia veloce e quindi si rischia di arrivare mezz'ora dopo gli altri, mentre in una gara molto più lunga e questo problema effettivamente non si pone e quindi si sentono più tranquilli. No, ma c'è da dire che, come diceva anche Fabio prima, il pomeriggio gareggia il 30 come minimo, anche il 40% di atleti in meno, perché tutti preferiscono gareggiare la mattina e avere la domenica libera pomeriggio. Anche se la resa da un punto di vista tecnico è sempre maggiore quella del pomeriggio che non quella della mattina, però è una questione proprio mentale. Probabilmente ormai siamo portati tutti a correre la mattina, però ad esempio gli allenamenti li facciamo principalmente il pomeriggio. Ora d'estate sì. Il Negri fa la mattina presto. E qui intanto vediamo invece i protagonisti della competizione a livello amatoriale. C'era un bel lotto di concorrenti, perché Marianelli, poi Annetti, poi Guidelli, poi Taras, Cardelli, Tartaglini, insomma, ecco, quindi tutti i Paganelli, quindi Rossi. Ecco, poi ecco, effettivamente anche l'atleta, diciamo, della Nascita Montevarchi, che Lucera, sì, che sta dimostrando veramente delle potenzialità. È un triatleta, quindi, però penso molto che forte. Il podismo è la sua specialità, penso. Molto forte. E anche a livello femminile, lotta serratissima, mancando la Francesca Velardinelli per infortunio. Non era infortunio, indisposta era. Ah, c'erano dei problemi. No, alla partenza dice Emma, sono 2 giorni che non sto bene, quindi non era infortunata, però dice era dispiaciuta a non partecipare, d'altronde diceva non ce la faccio, se corro mi tocca fermarmi. Ecco, qui siamo all'interno del Parco Pertini, fra l'altro direi egregiamente, diciamo, anche curato l'aspetto della viabilità, non c'era un'auto nel percorso, quindi anche questo dobbiamo ringraziare veramente l'amministrazione e la Polizia Municipale, che hanno predisposto insieme a volontari della Polisportiva un servizio d'ordine, diciamo, efficiente, efficace, quindi ognuno aveva la sua possibilità, anche per entrare nella città se lo volevano fare, insomma, ci andavano, ma insomma, ecco, non è che non penso abbiano creato quel disagio che a volte si paventava da molte parti, insomma, ecco. No, quest'anno già anche con la Parco Corsa si era visto questo grande attenzione dell'amministrazione. Anche perché è giusto dare spazio, cioè non è che un pomeriggio lo puoi anche perdere senza utilizzare la macchina, oppure vai fuori secondo me va fatta riscoprire la città ai pedoni sempre, perché effettivamente la città non è fatta per le macchine. Io credo che, come oramai le città del nord Europa ci insegnano, dovrà essere sempre più ampia la pedonalizzazione, e questo porterà che magari proprio questi sport che si fanno poi nelle strade possano avere un ulteriore sviluppo. In merito al primo, lui che ha vinto, sembra che già la sera precedente ha fatto un'altra gara, insomma siamo di fronte a un fenomeno, viene dal ciclismo professionista, quindi era uno che era abituato anche a soffrire, quindi è qualche anno che si è dato al podismo, però ecco, con risultati sempre eccellenti. Fra l'altro era incerto di fare la gara in circuito questa, ovviamente una gara in circuito non avrebbe avuto, diciamo, queste possibilità. Comunque bisogna riconoscere che nel Perugino c'è sempre stata una bella scuola, ci sono atleti molto forti. C'è da dire, a questo è il passaggio del primo giro lungo, e abbiamo visto Cardelli in terza posizione, che poi dopo all'arrivo sarà un'altra posizione. L'ultimo giro verrà. Anche Annetti è rimasto un pochino indietro, però dopo nell'ultima parte ha recuperato. Cioè, c'è stato veramente degli atleti che, diciamo, sono scoppiati, altri che invece hanno recuperato molto bene. Insomma, quindi chiaramente il percorso non è particolarmente difficile, però è impegnato. Qui addirittura Mattesini era in terza posizione, pensate un po', insomma, la salita delle Gagliarde.
Quindi da qui ecco, si fa capire quello che è successo anche in campo femminile, dove si sono stravolte le situazioni nell'ultimo giro. Qui intanto vediamo uno scorcio di Piazza Sant'Agostino, sicuramente molto, molto bella, e qui rientriamo nel percorso. Qui vediamo la Valentina Mattesini che quest'anno è rientrata alla grande. E anche davanti a Mattoni, vuol dire che insomma, sta andando bene. Mattoni sta, sì, è un po' incalando invece che crescendo, però... Ecco, anche questa divagazione, diciamo, nella parte alta della città sicuramente ha danneggiato poco anche da un punto di vista proprio del scorrimento auto, insomma, quindi queste problematiche qui sempre meno difficili. È una zona a traffico limitato questa, quindi non è proprio, non danneggia nessuno qui. No, a parte Piazza Guido Monaco e via Roma, via Crispi, io credo che il resto problemi non ne abbia creati, ma comunque ribadisco... Noi abbiamo avuto viviamo le nostre città, perché sennò se ci deve scorazzare solo le auto non le vive nessuno, né le persone che guidano né chi è a piedi. Quindi invece io credo che, ripeto, noi diciamo abbiamo avuto proprio delle indicazioni da parte di molti atleti che hanno apprezzato moltissimo il tipo di manifestazione, organizzazione, anche questa mancanza proprio anche di mezzi motorizzati nel percorso, cioè quindi di avere disponibilità di vivere la città nel suo complesso, come dicevi te Davide, è stata, diciamo, fortemente apprezzata. Quindi questo ci fa capire che la strada è questa qui, almeno per alcune manifestazioni ci devono essere queste opportunità, e quindi la città potrebbe essere vissuta da tutti. Ora, piano piano, ovviamente, tipo le maratone, tipo le mezze maratone, dove ci sarà anche la partecipazione più massiccia, e qui siamo nella zona dell'arrivo, nella fase finale, e addirittura lui va a vincere staccando gli avversari già dal secondo giro, ma addirittura andando a doppiare anche alcuni atleti. Quindi veramente un grande risultato per Cristian Marianelli, che poi fra un poco sentiremo anche nelle interviste. Poi Cristian Taras al secondo posto, vincitore dello scorso anno, esatto, Lucero Giovanni che della rinascita Montevarchi. E poi vediamo giungere Alessandro Annetti, che è andato veramente forte, direi che ha fatto una bella corsa, portato avanti, anche andato forte anche lui, Antonio si è andato. Poi qui vediamo invece Paganelli, uno dei fratelli gemelli, e poi vediamo Graziani Emanuele, Cardelli, poi vediamo qui Martinelli, insomma, ecco, quindi atleti che si susseguono al traguardo. Ecco, forse un pochino di ressa nella zona dell'arrivo, che quella bisognerà un pochino rivedere, però tutto sommato poi è scorso bene, è scorso facilmente, insomma, quindi tutto sommato il ristoro all'interno di Piazza Guido Monaco, anche quello è stato, intanto vediamo l'arrivo della Bardeschi, abbiamo smarrito purtroppo l'arrivo della Mattesini e Valentina, l'operatore gli è sfuggito, e quindi via via si susseguono, ecco, vediamo Fabio Arianna addirittura raggiungere quarta davanti a Cenni Genziana, che lei è la seconda gara che rifà, insomma, da quest'anno. Bene, adesso andiamo un po' con le interviste che sono state realizzate subito dopo l'arrivo con i protagonisti della gara amatori. All'inizio eravamo un gruppettino di 6-7 unità, e poi al primo passaggio ho provato a fare l'andatura e ho preso quel margine di vantaggio che l'ho portato fino all'arrivo. Prima di partire sapevo che il favorito era Cristian Marianelli, quindi ho provato a stare dietro, primi 2-3 km, però era un ritmo troppo forte per me, quindi ho preferito rallentare per provare almeno a tenere la seconda e terza posizione. Una bella soddisfazione. Sì, bello, perché non me l'aspettavo sinceramente, visto il lotto di atleti che c'era oggi. Io ho fatto la mia gara, ho cercato di farla in progressione dal settimo chilometro in poi, come ha detto Cristian. Complimenti a lui, noi ci alleniamo insieme, secondo e terzo siamo veramente contenti. Bellissimo risultato, è la prima volta che vinco questa gara, sono felicissima. Allora, Valentina Mattesini, la prima volta, quante ne avevi fatte prima? Le scalate, forse la terza, basta. Sei della Pollisciano? Della Pollisciano, sì. Una squadra che... La squadra di casa. La squadra di casa. Quindi ancora più contenta di aver visto, ha vinto questa gara. Seconda posizione, insomma, un bel risultato. Diciamo di sì, l'avevo vinta per 2 anni di fila, questo è stato sicuramente un bruttissimo anno per me, sono contenta comunque della seconda posizione perché mi fa ben sperare per il futuro, voglio comunque crederci. Volevi fare il triplete e non sì, ce l'hai fatta.
No, non ce l'ho fatta. Mi tocca rimandare, ma è una bella sfida, ci sto. Terzo piazzamento tra le donne, come lo valuti? Sono contentissima, inaspettatissima, non me l'aspettavo. Cioè, sarei stata molto contenta di arrivare tipo tra le prime 5. Quindi anche il tempo che ho fatto è molto buono, sono sicuramente soddisfatta. E in queste manifestazioni di strada coinvolgere la gente che capisce che la città è la loro, non va vissuta soltanto di giorno per il lavoro, poi uno va a casa e magari il fine settimana esce. Il fine settimana esce, non uscire dalla città, state a Arezzo, Arezzo è bella, lo vedete oggi, è stupenda, meravigliosa, piena di colori, di gente che si vuole divertire. E questo è anche un bello stimolo a crescere dal punto di vista dello sport e quindi della salute. Ecco, siamo rientrati in studio e adesso ci ha raggiunto anche il vice sindaco Gianfrancesco Amorini, al quale chiediamo subito un po' un'impressione di domenica scorsa, di questa giornata campale che ha visto lo sport impegnato dalla mattina alla sera e nel pomeriggio ovviamente principalmente focalizzato sulla scalata al Castello. Beh, l'impressione non soltanto mia ma anche del sindaco che è stato presente per una gran parte della gara e anche dell'assessore Comanducci, assessore al turismo, è stata assolutamente positiva e piacevole, una manifestazione molto partecipata, molto più anche delle previsioni, anche per quanto vi riguarda, riguardo le iscrizioni della parte amatoriale, è stata partecipata sia dal punto di vista della competizione ma anche dal pubblico e dai cittadini, dai concittadini, non soltanto che si sono ammassati lungo il percorso e lo abbiamo visto e hanno partecipato praticamente in maniera continuativa a tutto l'evento, quindi è stato veramente un grande successo di partecipazione del pubblico, il tempo ci ha aiutato, gli iscritti sono stati veramente tanti e quindi da parte nostra è una soddisfazione totale e speriamo che negli anni a venire continui a crescere a questi livelli la manifestazione, perché è intenzione dell'amministrazione comunale sostenerla al 100%. Ecco, abbiamo visto anche il supporto da parte della Polizia Municipale che ha sicuramente permesso di non avere difficoltà, diciamo, un po' nel circondario, nel centro della città, e quindi un grazie anche alla Polizia Municipale, all'amministrazione che veramente ha sostenuto a pieno titolo questi eventi. Sì, la Polizia Municipale ha fatto bene a ricordarlo in questo evento, domenica l'abbiamo visto, ma tutti i fine settimana nel periodo primaverile ed estivo impegnata per sostenere gli eventi che vengono organizzati in città, che sono prevalentemente eventi sportivi e motoristici. L'altro giorno, domenica scorsa, sono stati presenti H24 perché la città era gremita di eventi e il loro importantissimo apporto, ricordiamolo che sono veramente pochi, la Polizia Municipale fa servizi di vario genere, sono veramente pochi a portarlo avanti, è un apporto fondamentale affinché questi eventi vadano avanti e riescano nel migliore dei modi. Quindi va un ringraziamento particolare da parte della Giunta Comunale a tutto il corpo della Polizia Municipale, al suo comandante, perché si prestano sempre a questo tipo di eventi quando forse gradirebbero di più andare a passare un fine settimana al mare con la famiglia. Beh, intanto andiamo con le immagini relative anche alle due gare internazionali. Abbiamo visto prima le gare del settore giovanile e la gara in linea, diciamo, amatoriale, però intervallata anche da qualche piccolo accenno, diciamo, di spettacolo che l'Olimpea, questa società nuova di ginnastica ritmica, ha permesso, quindi ha dato, diciamo, un break anche alla competizione. Questo a volte fa piacere, è nello stile della scalata al Castello quello di realizzare alcuni eventi collaterali all'interno della manifestazione. I tempi purtroppo sono abbastanza contingentati, quindi molto spesso siamo costretti a ridurre oppure a contenere un po' le cose. E qui siamo partiti con la gara internazionale femminile, fra l'altro direi una gara particolarmente elevata da un punto di vista tecnico, Moreno, che chiaramente con la presenza di grandi campioni, anche azzurri in questo caso qui, e direi che alla fine l'azzurro c'è entrato, almeno sì, nel podio c'è entrato, non capitava da diversi anni. Sì, da quando vinse che arrivò a seconda alla console, vinse Deborah Tognolo in notturna. Dunque, questi erano 17 atlete, che però ecco, fra questi ce n'erano tre italiane fortissime, cioè le migliori tre italiane che attualmente sì, sono in circolazione, andranno tutti a fare i campionati del mondo, quindi
speriamo che facciano bene. Ecco, però ecco, sono un po' una è una maratoneta, quell'altra è una mezza maratoneta, anzi, sono tutte mezze maratonete e maratoneti, quindi in una gara di 5.000 sono un pochino soffrono un pochino, però ecco, si sono battute bene, perché queste sono tutte atlete che fanno anche in mezzo fondo, molte di queste, quindi cioè, questa è molto differente da una gara da 10 km in su a solo 5 km, è una gara abbastanza veloce, ci sono altri ritmi e molti, specialmente la Valeria Straneo, che lei è proprio una maratoneta pura, 5.000 li soffre. Ecco, un'impressione al vice sindaco, questa immagine così frontale dell'arrivo lì, abbiamo allungato quest'anno la zona, invece di uscire dal Corso Italia siamo usciti da via Margaritone, ecco, cosa ne pensi? Cioè, è una cosa... Noi si è pensato che probabilmente come spettacolo possa essere maggiore, perché poi vedere gli ultimi 200 metri è meglio che nei 50. Insomma, in effetti il colpo d'occhio è molto più bello in quanto si allunga tutta questa parte di rettilineo, uno si gode di più la volata finale, ma vuol dire di più i giri, perché poi sono, specialmente nella parte agonistica, i giri sono stati 6 o anche di più. 12 per, 12 maschile, per, quindi, per insomma, i maschili. Ecco, quindi è sicuramente più spettacolare, più godibile dal pubblico, che abbiamo visto proprio nelle prime immagini. Ora siamo in via Garibaldi, non si vede bene, ma ecco, ora entriamo in via Roma e vediamo qui siamo tra via Roma e via Crispi, addirittura. Esatto, tra via Roma e via Crispi, e vediamo che c'è pubblico, se più saliamo, questa immagine insomma, parla chiaro, è veramente eccezionale, perché dà la possibilità al pubblico di partecipare in maniera molto più diffusa rispetto a prima, che era più concentrato in una parte addirittura limitata. Davide, te pensa, la prima volta che venimmo ad Arezzo circa 22 anni fa, l'occasione della 25esima, 21 anni fa. Quando si propose l'arrivo qui in Piazza Grignano, qualcuno ci dette dei pazzi, come dice, nel centro della città, eccetera. E venimmo con un castello addirittura formato con, tipo quasi compensato su una struttura di ferro. Prendemmo addirittura, perché pensavamo che qualcuno ce lo danneggiasse, prendemmo metro notte, perché per salvaguardare... Il sabato sera si portò Arezzo, perché è già montato. Cioè, per dire qual era la nostra mentalità. E addirittura fu fatto in occasione, come dicevamo, in occasione della fiera antiquaria, proprio la prima domenica di giugno, che venne un'acqua che non si dice ancora, sembrava buio alle 6 di pomeriggio. E nonostante questo, la nostra impostazione, ormai abituata come eravamo anche nel paese di Policiano, era quella di posizionare le piante. Ora abbiamo gli striscioni, ci sono i gonfiabili, ma che tempi lì non c'erano queste cose che non erano. E i palloncini Allora, la bellezza di questa gara sta anche nel poter ammirare il gesto atletico di queste ragazze, che io il prossimo anno, secondo me, per far capire la velocità che vanno, io gli affiancherei uno in bicicletta, delle persone in bicicletta, perché non è facile nemmeno in bicicletta tenere la velocità che avevano loro. Poi quella dei maschi, poi incredibile, perché andavano circa 23-24 al chilometro, e io penso che specialmente in quelle curve, in un percorso in questa maniera, uno in bicicletta non è forte, questo andrebbe fatto, no, per far vedere anche. E poi veramente si vede come la tecnica che hanno queste ragazze, che ora non per togliere niente agli amatori, tra cui ci sono anch'io, la differenza, ma si vede anche, guarda, ti dico questo, io a volte anche là al campo sono venuti altri atleti che sono dei campioni anche olimpici, ma e si vede che non sanno correre, perché chiaramente per loro la corsa ha una funzione diversa solo per un allenamento, però non sanno correre, perché spesso si crede che correre non sia qualcosa di come viene, invece non è così. Correre, bisogna saper correre, quindi conoscere qual è il gesto, perché poi il risultato, evidentemente, per tenere quelle velocità bisogna saper correre, perché se no non ce la fai. E quindi ecco, credo che per tutti gli spettatori solo questo è impagabile, poi il resto, insomma, vedere dei campioni. Ho sempre sostenuto nel tempo che effettivamente questa è l'occasione per molti per vedere dal vivo chi è il vero atleta, insomma, gli atleti che poi vediamo in televisione, che in televisione a volte si possono vedere in un modo o in un altro, ma dal vivo te li vedi e ti rendi conto che se provi a fare anche una corsetta di 50 metri ti rendi conto che rimani subito dietro. Per loro è riscaldamento, per noi è una gara di velocità, insomma, ecco, voglio dire.
quindi molto spesso si verifica questo, perché sì. Per esempio questa zona qui anche di Piazza Sant'Agostino è in leggera salita, ma se te lo vedi insomma, stanno correndo, insomma, non è che scherzano, insomma, queste che poi c'è la possibilità di vederle alla stessa altezza, magari dentro lo stadio, anche d'atletica, certo. Le vedi sempre dall'alto, non ti rendi conto bene come qui. Ecco, sul gesto atletico, se mi posso permettere, io non sono un tecnico, ma ho notato proprio, se guardate anche questa immagine, la corsa della prima sembra un po' sbilanciata, c'ha cioè la gamba destra che non gli va molto dritta, lo va verso l'esterno, ma perché questi sono quasi, come si dice, naturali, cioè questi sono abituati nel Kenya, questa che è una keniana la prima, anche se adesso vive in Francia per esempio, però questa qui è una keniana e probabilmente nella sua infanzia, diciamo così, nella sua giovinezza, cosa ha fatto? Ha corso in mezzo ai campi, in mezzo ai, quindi probabilmente non ha guardato l'aspetto tecnico, acquisito un difetto. Quindi a volte ci sono invece quelli naturali che ti guarda che Bresilase oppure altri personaggi che sì, però ecco, la leggerezza con cui atterrano, cioè loro sembra quasi che non atterrino, cioè loro toccano terra ma non c'è il corpo, vedi, non c'è assolutamente un abbassamento del tronco del corpo, guarda. La console è piccolina e poi soprattutto il movimento delle gambe, che ecco, poi si sì, corre con le gambe. Guarda questa atleta molto più ecco, lei corre malissimo per dire, secondo me. Pensare c'ha il record, record italiano. No, questa è la mezza maratona, già il record italiano di mezza maratona c'ha lei. Sì, sì. Sembra che gli abbia le gambe pesanti. Ma corre praticamente ti pisticchiano, io dico alza pochissimo le ginocchia. In aretino si dice pisticchia. Però la resa dopo in fondo c'è, i chilometri li fa. C'erano gli atleti. Ma ecco, sono differenze nello stile di corsa incredibile, certo. Cosa che obiettivamente se uno non partecipa a una gara così, non la guarda in maniera attenta, non ci fa neanche caso, bravo, però bravo. Ci sono dei particolari che poi guardando si colgono e mettono anche curiosità, no? Di capire cosa c'è dietro. L'arrivo della Mosetti, questa atleta diciamo keniana che batte la sua compagna che non conosceva, ma pensiamo questa seconda atleta addirittura insomma ha fatto Berlino, ha fatto dei risultati importanti per quanto riguarda la mezza maratona, cioè dei tempi intorno alle 10 che in Italia vincono le maratone maschili, insomma le mezze maratone vincono a livello maschile, per capire il valore di questi atleti. Qui vediamo invece la console che è riuscita in volata a battere la Florea, questi sono dati da, cioè era rimasta indietro, poi nel finale lei fra l'altro è moglie di Caimmi, un grande personaggio che è stato qui azzurro e che ha partecipato per più volte alla scalata al Castello, addirittura quando c'era Bicecco, c'era Baldini e c'era Caimmi, erano il trio più forte di Leone. Andiamo con le interviste per quanto concerne il settore femminile, poi proseguiamo con la gara maschile. Grandissimo risultato perché insomma, era davvero tu che stai dietro a queste keniane. Sì, oggi come dicevo prima, vi avevo anticipato, volevo un buon test in vista della Coppa Europa che farò tra due settimane. Oggi pur avendo diciamo, del carico di lavoro nelle gambe hanno risposto bene. Poi con il calore dei cittadini di Arezzo come non poter andare forte. Qual è stato il momento dello scatto decisivo per superare Maddalena Florea che ti era davanti? Diciamo che l'ultimo giro l'ho controllata per metà giro, poi in discesa ho provato ad allungare, poi c'è stata una sua risposta agli ultimi 200 metri, però io fortunatamente ho risposto bene con i piedi e sono arrivata al traguardo terzo. Anche per Nadia è stato, Nadia Iafini, un gran bel risultato. Sì, è il vero gran bel risultato perché non l'aspettavo minimamente, poi sono partita che ero indietro, ho detto oddio oggi come andrà? Poi per fortuna giro dopo giro ho cominciato a prendere bene il passo, poi recuperavo una dopo l'altra e finché ce l'ho fatta arrivare comunque davanti, quinta mi sembra, e per me è un ottimo risultato. Per le azzurre insomma è andata molto bene. Sì dai, io ho cercato veramente di dare il massimo stasera, sapevo che era durissima perché sono distanze per me veramente troppo corte, io ho abituato a fare almeno dai 10.000 in su, ma è stata comunque una bella esperienza, è andata via, è passata tutto veramente velocissimo e quasi non me ne sono accorta,
Però la fatica è stata tanta, proprio perché non ho l'abitudine a certe distanze. Adesso passiamo invece alla gara del settore maschile, anche questa qui molto accreditata. Sapevamo alla vigilia che poteva essere una gara importante. Abbiamo visto atleti particolarmente, diciamo, forti, che potevano, ecco qui intanto vediamo di spalle Rashik Yassin, che il penultimo vincitore del 2015 davanti a Stefano Rosa. In volata. L'anno scorso Locomola invece era l'atleta Kevinz, che purtroppo ci ha lasciato nel settembre scorso, e quindi qui abbiamo fatto un minuto di silenzio per ricordarlo, ma sicuramente un grande personaggio, un grande atleta, era un signore dell'atletica, peccato che è mancato, perché probabilmente poteva essere un altro protagonista anche in questa edizione. Ma qui gli atleti forti ce n'erano tanti, veramente, al di là che si possono conoscere o non conoscere, però diciamo che già il ritmo qui sostenuto, pensando che la gara, che 10 km, forse qualche metro meno, è scesa sotto i 28, fa capire il ritmo che hanno sostenuto questi ragazzi. Sì, ma guarda come vanno le gambe. Poi la cosa particolare che ho notato io è che queste gare erano 10 km, al contrario di quella femminile che erano 5 km, sono arrivati molto più corti loro rispetto delle donne. Quindi evidentemente c'era un livello molto più alto e molto più vicino. Più equilibrato, sì. È difficile nelle donne trovare 10 donne. E quest'anno ce l'avevamo. Non era male, non era veramente, anche il livello. È mancata la sorella di Ken Boy, che all'ultimo momento ha avuto un problema, se no c'era anche lei, c'era, capire. Però effettivamente il livello delle donne era altissimo. Qui vediamo questo atleta, ecco, sconosciuto per molti, ma colui che ha vinto, guarda che gesto che ha, cioè, lui si vede questo proprio, che viene dalla pista, perché fortissimo, un atleta che lo vedremo ai prossimi campionati del mondo di Londra, quindi sarà un personaggio che molti si dovranno vedere. Molto marocchino italianizzato lui, no? No, questo qui è marocchino. Marocchino questo puro? Questo non parla italiano. Era è venuto proprio direttamente dal Marocco per fare questa gara. Il martedì è ripartito da Pisa con l'aereo, è arrivato con l'aereo. La cosa incredibile è stata che, a quello che ho capito, fa Ramadan, sì. Quindi sì. Pensa un po'. A digiuno e non ha bevuto. Questi atleti qui sono alle 5 del pomeriggio, forti. Alle 6. E qui la lotta chiaramente era fra Moitira e Shemlal, insieme anche a Maio e Rashik. Direi che l'atleta italo-marocchino, ormai naturalizzato, quello vediamo in maglia bianca dietro lì in fondo, ha tenuto molto bene, perché quest'anno fra l'altro ha fatto risultati importanti nella maratona, ha fatto risultati anche nei 10.000, quindi è un atleta ostico. Io direi che se uno va in gara con questo Rashik, su strada è facile di più che su pista. Su strada dice: io preferisco la strada alla pista. E poi abbiamo sentito anche in intervista, abbiamo sentito che ha detto: ma oggi c'erano atleti forti, quindi ha percepito anche lui che non era una gara che... Ora io direi un auspicio, più che altro un invito a Sinatti, ma si può avere Arezzo qualcuno a questi livelli? Un atleta Arezzo, Aretino. Una volta Aretino, c'avevamo un certo Caruso Andrea. Rashik è bergamasco, per modo di dire, però a livello Aretino, io credo, questo un po' nell'atletica, ne abbiamo già parlato. Bisogna non cominciare. È facile. Ora l'Africa, in questo caso qui, naturalmente sono tutti di colore, evidentemente. Ma va bene, ma io mi riferivo anche a naturalizzarne qualcuno dell'Africa. Noi ce l'abbiamo uno tesserato con noi, non va male. Ha fatto ieri l'altro, ha fatto a Sesto Fiorentino 8,49 nei 3.000. Però vedi, ha fatto la scala al castello, si è fermato subito perché faceva il Ramadan, quindi questo qui è crollato, non ha retto, diciamo. È del 92, giovanissimo, e ancora potrebbe dire ancora... la sua, potrebbe dire, però il ragazzo di colore che venne a correre al Pionta settimana scorsa, non è quello, quello è un altro, un'altra persona, no, questo è uno che corre da ragazzino e vince anche le gare, le mezze maratone, da 1:12 vince, insomma, la mezza maratona. Comunque Fabio, ti devi impegnare, ci vuole. Ci vuole qualche prossimo anno, insomma, tra i primi cinque, insomma, dunque, uno volendo, ce lo che si allena con noi a Arezzo, ce lo potremmo anche avere, sai, la cosa dipende sempre. No, vabbè, vedremo un po', vedremo le possibilità, perché chiaramente ci sono delle caratteristiche. Tanto abbiamo un assist qui, fino a lui. Noi ci si affida a Fabio. No, io sto guardando il comportamento di questi atleti che si sono messi in sei a tirare il collo in maniera impressionante. Ma già dai primi giri. Esatto, capito? Quindi hanno fatto una gara veramente tiratissima.
e considerando che qualcuno aveva gareggiato già la sera prima in una mezza maratona. Qui c'è stato della Pasqua, questo atleta che viene dalla Romagna, sì, che mi è toccato bloccarlo a 30 metri dal traguardo perché veniva doppiato. Quindi chiaramente la legge della scala a castello è questa: quando non viene doppiato si deve fermare, si deve. Quindi mi è toccato fermare una donna e un uomo questa volta, che dispiace, quando arrivano specialmente in zona traguardo è brutto fermare gli atleti, però è questa legge qui, perché l'abbiamo introdotta nel momento in cui gli arrivi arrivavano i doppiati e non era bello. Qui intanto vediamo, ecco, queste leve di questi atleti, diciamo, keniani, ugandesi, ruandesi, che sono veramente molto forti, ma poi hanno una tenacia, questi gareggiano tutte le settimane, gareggiano. Sì, sono veramente forti. Sono professionisti, fanno solo quello, quindi sì, bene anche che gareggino. Ma te lo sai benissimo, quando gareggi, due volte al giorno. Esatto, quindi sì, non sì, è sì, che... sì, però c'è da dire che molti che gareggiano tantissimo alternano dalle prestazioni belle a altre prestazioni mediocre. Quindi sì, molti che hanno gareggiato la sera... qualcuno è andato forte lo stesso. Sì, perché come ho detto, mi sembra un'altra volta... Il clan di Dionisi fa da 10 persone, quindi qualche volta dura più fatica quello, qualche volta dura più fatica quell'altro. È così. No, c'è chi rende anche più. Chi recupera meglio. Anche stimolati anche dalla gara, perché molto spesso, presentare un piazzamento ottimo alla scalata al castello è un palmarès determinante, insomma, importante, perché quando mandano tutte le liste degli atleti, gli dicono: questo ha vinto la corsa, ha vinto la scalata al castello, oppure. Allora già. Dice, sappiamo benissimo qual è il curriculum. Esatto, qual è la quotazione della scala castello, perché io ci hanno vinto campioni del mondo, campioni olimpici, campioni europei, quindi insomma non è che ci hanno vinto Fabio Sinatti o qualcun altro, quindi non serve a niente. Quindi intanto vediamo Maio, che anche lui, l'altro keniano, è stato a Lugano a correre la settimana scorsa, ha fatto una bella prestazione, è arrivato terzo in questa occasione, ma è un atleta fortissimo, l'abbiamo visto protagonista l'anno scorso alla mezza maratona. Quindi è uno che quando gareggia è molto, tutto, molto preciso, e lo vedi sempre protagonista, quindi non fa quegli alti e bassi come a volte diceva Moreno per altri concorrenti, quindi questo ci fa capire anche della serietà degli atleti. Ma l'atleta che io ho visto molto serio e corretto sono stati i primi due, Muitira e soprattutto questo Shemlal, che è un atleta che ci ho parlato un pochino, qualche parola la sa in italiano ma pochissimo, però gli è piaciuta tantissimo, ho visto, ha preso questa coppa che ha vinto e la portava in Marocco, quindi come trofeo importante, e con l'auspicio che l'anno prossimo potesse tornare un'altra volta alla scalata al castello con qualche titolo, perché io sono dell'avviso che questo atleta, se non gli succede niente, potrebbe entrare nel podio dei campionati del mondo, quindi sarebbe già per noi... È leggero, corre leggero, si vede, una facilità spinta, di corsa, sì. E poi come si diceva quando c'era anche in commento diretta lì della gara, è chiaro che un atleta abituato in pista si mette dietro, ha delle doti di finisher completamente diverse. C'è stato nell'ultimo giro tra loro due uno screzio, io l'ho assistito, è uno screzio, quello più davanti che altro, si è un po' arrabbiato perché gli ha detto chiaramente come passi, questa è la gara, la posso tirare io, perché insomma chi sta dietro è sempre facilitato, prendiamoci però il ma problema, non lo so, il problema qual è? Il problema è che chiaramente se lui era più forte doveva aumentare, doveva cercare di staccarlo. L'ha quasi costretto a passare, però lui credeva di riuscire a riprenderlo, invece non l'ha ripreso. Insomma. Però sono atleti forti, pensando che anche Muitira. Effettivamente, 28, Fabio, 28, quando corri, che uno ti si affianca dietro, alla lunga ti dà noia, insomma. Sì, ti passa oppure. Quando ero più forte, quando corrigiamo un pochino più agonisticamente, dicevo se avevo paura dietro. Andavo forte, se no mi mettevo dietro. Io molto spesso ho vinto le gare in volata anch'io, stando diciamo lì e poi dopo facendo lo sprint finale. Vabbè, quindi questo dipende, corsa, dipende bene, obiettivamente quando devi trainare qualcuno duri più fatica. Ma guarda, non è con la bicicletta la bicicletta è completamente diversa. Questa è psicologicamente. A livello più mentale che altro. No, insomma, sentirti quello sul collo non ti aiuta. Vai via. Non è che ti diminuisce l'attrito con l'aria, quello davanti. La gara purtroppo si faceva tra loro due. Lui chiaramente aveva soltanto l'interesse a vincere la gara, quindi non aveva ti questo credere, guarda, lui ha detto del vento, ma quando fai una mezza maratona o una maratona, vabbè, se esempio, rimani solo per esempio, molti chilometri.
quando fai una maratona, anche se che magari c'è qualche chilometro dritto contro vento, se trovi uno a cui metterti dietro duri meno fatica, perché quello il vento se c'è il vento prende, sia, se c'è se il vento prende che... quello davanti. C'è molte similitudini col ciclismo, qui non... sì, anche io la cosa anche... che cercherei di eliminare, non so se è fattibile, però è una delle cose che ho notato, vedere questi atleti che insomma viaggiano a pieni polmoni con tre moto accese davanti non è il massimo della salute probabilmente. No, ma a parte di sanità, no, semmai è perché ovviamente anche per le, a volte per le riprese televisive, per dare un po' una certa immagine che poi la puoi rivedere bene. E poi anche per la presenza anche delle istituzioni, quindi anche la presenza anche della Polizia Municipale davanti ci serve sempre come... Andare come... in bicicletta l'anno prossimo, ah, dai. Ecco, questo potrebbe essere. Una volta l'abbiamo fatto, c'era le motociclette, quelle elettriche. Facemmo, mi ricordo, sì, un periodo... Vedo, e qui vediamo l'arrivo finale, chiaramente poi nella volata finale non ce n'è per nessuno, quando uno viene da mezzo fondo veloce... Poi non ci dimentichiamo che c'è bisogno anche un po' di sicurezza, perché... qualche coglione che magari ecco in prossimità dell'arrivo gli viene in mente di fermare qualche atleta, capita spesso. Sì, sì, quindi sì. No, no, invece ha funzionato benissimo, direi anche da un punto di vista proprio della pulizia del percorso è stato fantastico, diciamo che sotto questo aspetto non c'è da dire assolutamente niente. Quindi abbiamo questo podio, direi importante, perché sono tre personaggi veramente spettacolari. E qui siamo alle premiazioni della gara femminile con Mattesini. Amatori. Sì. Diciamo vincitrice del settore femminile, poi nel settore maschile Marianelli e poi le due gare internazionali. Direi che si chiude il sipario della scalata al Castello 45. Io ho detto quando eravamo lì di almeno di tentare di arrivare al 50esimo, ne mancano ancora 5 edizioni. Speriamo che prosegua. Sì, sì, no, dopo, ora, sì. No, anche porre perché, questi limiti anche perché, mai, anche perché dico che è molto faticoso, non, a volte non sembra. Però vorrei mettere molti anche degli altre persone che ci possono guardare questa trasmissione, gli organizzatori sanno benissimo qual è l'impegno di certe manifestazioni e non soltanto, questa poi è un po' particolare perché si distribuisce in vari settori e quindi diventa ancora più complicato. Però insomma la soddisfazione poi di vedere l'arrivo in questa maniera, personaggi importanti, lo spettacolo della gente sicuramente ti fa continuare, ti fa proseguire. E quindi ti fa ancora tenere quella voglia di andare avanti. Ora finita questa c'è da preparare la mezza maratona che sarà un altro appuntamento grosso del prossimo ottobre. Quindi... Sono già iniziate le iscrizioni, abbiamo già alcuni iscritti da qui sì, a ottobre. Già persone, so che anche gli alberghi addirittura già hanno contattato. Il sindaco ha detto che prenderà il pettorale. Allora quindi, ci saranno presenti il sindaco e il vice sindaco. Gli daremo il pettorale. Il sindaco, visto che ora si allena con noi, gli daremo il pettorale numero 1 e numero 2. Il sindaco ha detto che prende la pettorina, giusto? Va bene. Ma no, che corre. Va bene, vediamo. Vediamo. A parte anche quella, diciamo, no. La corsa del cuore potrebbe essere. Quindi potrebbe Se essere... sono in forma potrei anche provare. Dai. Bene, andiamo con le interviste e poi faremo i saluti finali. هو انا ما كنتش متوقع انني غادي نربح اول حاجه رغم الكثافه ديال الكينيين اللي مشاركين وداك الشيء وما عنديش خبره في السباقات على الطريق اول سباق على الطريق اللي تنشارك به وزعما انا ما كنتش متوقع انني نربح Non aspettava di vincere perché visto che è la sua prima gara su strada e anche la competizione che era agguerrita a tantissimi keniani, quindi assolutamente non aspettava di vincere, però è molto contento che è venuta questa vittoria. Oggi io comunque ho cercato di dare il massimo, non era facile anche perché il livello era veramente forte, ho cercato di dare il massimo e devo onorare il numero che mi era stato dato. Ho cercato anche di fare la volata finale dove sono arrivato quarto, sono contento per questo risultato e spero di fare i mondiali alla maratona di Londra. Bene, adesso allora un saluto, io direi Moreno, allora per quanto riguarda questa trasmissione, soprattutto della scalata al castello, quindi l'appuntamento al prossimo anno e... Sì, e poi cioè, il prossimo anno, le gare ce ne sono tantissime, una c'è anche venerdì prossimo, per esempio a Montevarchi, c'è una aspettando New York, una gara di 11 e di 20 km e poi tutta l'estate se uno vuole correre c'è da correre, come ho detto prima le iscrizioni a mezzo maratona sono già iniziate e niente, allenatevi e venite al Pionta qualche volta il martedì. Ecco. Io di nuovo ripeto, mi auguro che l'atletica
Non ci dimentichiamo che sono state organizzate gare come campionati di società e ora a fine mese ci sono i campionati assoluti allo stadio d'atletica, la scalata, tutte le gare che organizzate voi, ma soprattutto la scalata e la mezza maratona. Io mi auguro che crescano, che Arezzo si elevi ad altre città delle stesse dimensioni che hanno manifestazioni altrettanto importanti e quindi che veramente diventi, anche perché la sua posizione è strategica, è facile raggiungere Arezzo da tutta, dal nord e dal sud, quindi ci auspichiamo che già la mezza maratona che possa avere un'ulteriore crescita e attrazione verso la città, ma verso anche l'esterno, le altre per tutta Italia e anche all'estero, perché le mezze maratone sono oramai caratterizzate proprio per questo spostamento quindi di una massa di gente, penso si parla la mezza di Roma, ci sono 5-6 mila stranieri, quindi se anche Arezzo riesce a creare le condizioni affinché la sua mezza maratona sia attrattiva veramente a livello internazionale, poi i vantaggi sono per tutti, per il turismo, ma per la stessa città, perché spesso chi si smuove per la mezza maratona sta nel posto tre giorni, arriva il giorno prima e va via il giorno dopo. Quindi, e non si smuove da solo? E non si muove mai da solo, perché c'è sempre la famiglia, c'è normalmente sono delle società, quindi è un gruppo che si sposta, quindi l'amministrazione ci crede, quindi fino ad ora ci ha dato prova di grande generosità, di grande disponibilità, quindi io mi auguro che Arezzo cresca sia nell'organizzazione sia anche nella presenza di atleti, perché queste manifestazioni siano propedeutiche per i giovani, per avvicinarsi a questo sport che è bellissimo, soprattutto è la base, l'atletica è la base di tutti gli altri sport, quindi i bambini prima di tutto dovrebbero iniziare con l'atletica e poi fare gli altri sport per cui sono più predisposti, quindi che dire, una grande soddisfazione e spero che Arezzo cresca insieme a questo sport. Ecco, invece per il vice sindaco sicuramente ha preso una strada importante anche l'amministrazione comunale per quanto riguarda questo settore, lo sta rivalutando, lo sta sostenendo e quindi penso che siamo sulla strada giusta. Sì, c'è una collaborazione stretta e un doppio obiettivo, uno è quello sportivo e salutare, che se vogliamo è il primo per quanto mi riguarda, perché chi si avvicina allo sport si avvicina sicuramente a una vita più salutare. In secondo luogo è il turismo sportivo, le manifestazioni che organizzate portano tanta gente, l'abbiamo detto, portano tante persone a rimanere uno o più giorni ad Arezzo, a conoscerci, a parlare, speriamo bene di noi, e a continuare a portare gente, quindi l'auspicio è ovviamente che crescano, ma l'auspicio più grande è che, come ho accennato l'altro giorno in chiusura durante le premiazioni, che Arezzo diventi sempre più una città pedonale, che il centro storico si chiuda sempre di più alle auto, ovviamente con un riguardo ai residenti e commercianti come giusto che sia, ma chi vuol venire a Arezzo a passeggiare, a godersi le manifestazioni lo può fare lasciando la macchina a 100 metri prima del centro storico, perché queste sono le misure di Arezzo, non parliamo di chilometri, non siamo a Milano, certo, neanche a Roma, quindi abbiamo dei parcheggi di cintura molto, molto vicini, questo perché consentirebbe di vivere meglio la città sempre e godersi di più questi eventi, far sì che questi eventi trovano sempre maggiore accoglienza in un centro storico predisposto ad accoglierli. Sottolineo che l'altro giorno la chiusura del centro è stata accolta con piacere, non ci sono stati disagi o lamentele, c'è stata un'adeguata informazione e abbiamo visto che gli aretini hanno goduto veramente di una giornata in cui il traffico non ha avuto la possibilità di transitare per le vie del centro. Quindi l'auspicio è ovviamente, ribadisco, che le manifestazioni di questo livello crescano e che in contemporanea tutta la città sappia rispondere, anche i commercianti, anche gli imprenditori, anche gli albergatori, quando c'è da sostenere questo tipo di eventi. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, ovviamente la nostra rubrica proseguirà nelle prossime settimane con gli altri eventi che si susseguono settimanalmente in tutto questo periodo estivo. Grazie a voi tutti e buona serata.